Siamo a Residence La Tonnara, oggi siamo venuti qua per incontrare un incontro davvero speciale perché da un lato abbiamo Vincenzo Caruana, è un saccense, è un danzatore classico e oggi parliamo appunto di danza e insieme a lui abbiamo l'onore e anche il piacere di avere la sua maestra, lasceremo a Vincenzo presentarla. Intanto Vincenzo ha soli 19 anni, è saccense, la sua famiglia è di qua, però ha 14 anni, ha un po' meno anche, quasi 13 anni, ha lasciato Sciacca per inseguire il suo sogno, approdando in questa scuola, incontrando la sua insegnante che lo è stato in tutto questo tempo. Sì, allora a 13 anni ho scelto di andare a Genova, al Russian Ballet College, con Irina Kashkova come direttrice, ed è stata una delle scelte migliori che ho potuto fare a quell'età. Essendo molto piccolo, però sono riuscito a fare questa scelta ed affrontare questa esperienza che è stata decisiva per la mia vita. Innanzitutto per la scelta della struttura dell'Accademia, un'Accademia unica in Italia che ha il college, che può ospitare 30-40 ragazzi, dove abbiamo le sale lì, dove possiamo allenarci, il ristorante dove possiamo mangiare, anche spazi di svago, eccetera. Facciamo adesso intervenire la maestra. Intanto, quando Vincenzo è arrivato, insomma, giovanissimo, come ha capito che comunque aveva del potenziale? Piccolissimo, diciamo, non è giovanissimo, e cosa molto interessante era la cosa è che lui è arrivato insieme con me in Italia, proprio stesso anno, stesso mese. Ho visto, questo era un bambino piccolino che non sapeva fare niente. E noi non sapevamo cosa fare, va bene, può essere, però lui aveva così tanta voglia a ballare che per me è stato un assoluto che se una persona vuole così tanto ce la fa. E lui è riuscito a fare, cosa fa molto piacere, che la persona seria, che lavora sempre in sala da ballo dalla mattina alla sera. E come sappiamo che la danza classica non è una danza per tutti, però come ha detto lei, da parte di Vincenzo c'è stato tantissimo impegno, anche immagino sia molto una disciplina molto rigorosa, che magari non è adatta a tutti gli adolescenti. Certo, molto, diciamo, io posso dire molto rigida, deve avere proprio tantissima disciplina, non puoi permettere dormire in più, non puoi permettere lasciare non fare per esempio almeno ginnastica, tutti i giorni deve fare la sbarra se stai bene o stai male, perché i muscoli che devono mantenere in forma sempre. E lui è stato in grado di fare questa cosa. Adesso speriamo che lui riesca anche a vincere il concorso che dobbiamo andare ad ottobre a Spoleto, concorso internazionale molto famoso che entra anche Federazione dei Russi e speriamo che andrà tutto bene. Quali sono le caratteristiche come danzatore di Vincenzo? Diciamo così, io dico sempre, per esempio, in Russia noi abbiamo tutti ragazze e principi, che siamo abituate. Quindi nel Invece, balletto ricoprono quella figura lì. sì, però per me un po' di più piace per adesso l'uomo che ha carattere. E lui proprio questo, già uomo, non è ragazzo più, che fa questa cosa e lui può anche andare a lavorare in Russia, che sicuramente avrà successo. Perché in Italia che tutti aspettano principe, e invece da noi è il contrario. La Russia ha una grande tradizione nella danza classica. Che significa per un ragazzo siciliano che arriva da una città come Sciacca, in provincia, insomma, arriva in una scuola così prestigiosa, quale è quella di Genova? Che significa secondo lei? Quante possibilità ci sono per persone come Vincenzo che arrivano da un posto così piccolo di poter danzare a questi livelli? Per dire verità, non importa da dove vieni ragazzo o ragazza, importa la voglia di lavorare sempre. Non è che Rudolf Nureyev, che è nato una provincia in Russia, che è diventato un primo ballerino, poi direttore e tutto il resto. Vincenzo,
Allora, la tua insegnante ha detto, insomma, tanto potenziale, una grande, insomma, crescita da bambino, da adolescente, insomma, sei cresciuto in questa scuola, adesso cosa vedi nel tuo futuro? Allora, io appunto spero di riuscire a vincere il concorso che faremo a ottobre e poi andare a fare audizioni all'estero, come in Russia o in Georgia o in vari paesi esteri, perché ogni paese ha una diversa tradizione della danza e quella tradizione, come la tradizione russa, la tradizione che hanno in Georgia o anche in altri paesi europei come Stoccarda, Parigi, sono molto, ognuna diversa dall'altra, però bellissime e mi piacerebbe provarle anche tutte. In questo momento ti trovi in vacanza, anche la tua maestra, insomma, ti ha seguito, hai potuto far vedere, insomma, la tua città che offre tanto mare, però sappiamo che presto sei, tra le altre cose, so che sei rigidissimo, nel senso che tornerai subito alla tua sala da danza. Sì, certo, io già non mi sono fermato, ovviamente anche a casa si fa sempre qualcosa come ginnastica, un po' di sbarra, quello che si riesce a fare a casa perché appunto noi non possiamo stare mai fermi. Il nostro corpo è un corpo che dobbiamo lavorarci fin da piccoli e ci vuole molto tempo per lavorarlo e molto poco tempo per perderlo, quindi dobbiamo sempre mantenerci in forma e lavorare, sempre. Facciamo chiudere la tua insegnante. Un augurio per questo ragazzo, insomma, che adesso ha concluso la scuola, si è diplomato. Un augurio che può fare. Io auguro a lui andare sempre avanti, mai fermarsi. E prendere desideri altissimi, come anche studiare e prendere laurea, ovviamente, perché questo ci vuole nella nostra vita.